Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Remothered Broken Porcelain. Io vi ringrazio di cuore ragazzi perché abbiamo strasuperato i like che vi ho chiesto nello scorso episodio, per cui come sempre ragazzi vediamo di riuscire a superare gli 80 like per avere il prossimo video su questa serie. Vi ricordo che appunto il vostro sostegno con i like ragazzi è assolutamente fondamentale. Volevo ragazzi darvi un piccolo avvertimento. Purtroppo non so perché il gioco non mi rileva più il pad, per cui sarò praticamente costretta a giocare con mouse e tastiera, il che immaginerete ragazzi che significa praticamente per me catastrofe, ok? Perché questo gioco l'ho cominciato col pad, ormai sapevo i tasti col pad, quindi adesso tra l'altro che siamo pure in una situazione abbastanza critica, cominciare regà da zero con mouse e tastiera è un vero disastro. Per cui quello che giustamente qualcuno di voi ragazzi mi ha fatto notare la volta scorsa, cosa a cui tra l'altro avevo pensato anche io non appena avevo finito di registrare l'episodio, è che per attaccare di nuovo Andrea la seconda volta ho bisogno appunto di trovare un altro oggetto che possa fungere da arma. Quindi io a questa cosa l'altra volta non ci ho pensato, ragazzi. Allora, ecco, adesso, regà, sarà un gran bel casino. Anche perché, tra l'altro, non so perché mi sta pure un po' laggando. Meraviglioso. E allora ragazzi, quindi ok, così ci si accovaccia, così si corre. Io non credo di avere un'altra arma e credo di doverla colpire di nuovo, tra l'altro ragazzi, perché appunto la nostra qui presente Celeste ha detto devo provare di nuovo, quindi è probabile. Io adesso non mi ricordo se avevo salvato la scorsa volta ragazzi dopo averla colpita la prima volta, ok? Per cui da quanto ha detto Celeste probabilmente è così, per cui il vero problema adesso sarà trovare un'altra arma, che sia un cacciavite, che siano delle forbici, che sia qualsiasi cosa. Io sinceramente non lo so, qualcuno di voi mi ha suggerito di andare a cercare nel posto dove Andrea appunto sta lì a cucire, perché probabilmente facendo robe da sarta ragazzi molto probabile che appunto lì ci sarà qualcosa di utile, tipo un paio di forbici, non lo so. Quindi mi sa che ci tocca ragazzi tornare direttamente di là, purtroppo per quanto io non abbia alcuna voglia di farlo, perché sinceramente rivedere Andrea mi inquieta non poco, regà. Dio del Gesù, ecco, già mi doveva far prendere un infarto, porca zozza, manco il tempo ricomincià. Tu sia maledetta, porca miseriaccia, regà. La devo vedere di fare in fretta. Ci manca solo che fa il giro di qua. Ok, è lì. Entriamo, regà, di qua. A meno che adesso non rientrerà di qua. Cosa molto probabile. Tanto con la sfiga che mi ritrovo, regà, figuriamoci. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Se c'è qualcosa di utile. Ok, credo. Ah, pensavo di aver preso un'arma, ragazzi. Invece ho preso semplicemente una chiave, non ho preso un cazzo. Non c'è niente, raga, qui. Vediamo nel cassetto. Non c'è niente, porco dinci. Raga, non c'è niente. Questo è un bel guaio, perché dove cavolo trovo adesso? Ecco, le forbici. Le forbici. Eccole qua, ok, le ho trovate. Buono, buono, buono per noi, raga, buono per noi. Ecco, la tipa mi ha visto, ovviamente. No, cerchiamo di non muoverci perché probabilmente sta per rientrare qui. Vediamo se riesco a superare, raga, questo momento così fastidioso. Tra l'altro, purtroppo, raga, prima di iniziare a registrare mi sono innervosita un po' proprio per questa questione del pad che non viene più rilevato, ma da questo gioco qua, perché l'ho provato in un altro paio di giochi e a funzionare funziona. Sì, però tesoro, hai intenzione di tornare di qua? Perché non è che possiamo aspettarti in eterno. Su, via, adesso di sicuro viene a controllare. Adesso di sicuro mi scoprirà, ragazzi. Maledetta. Cioè, raga, è come se veramente aspettasse che io faccia qualche passo falso. Ecco, facciamoci sentire. Tanto molto probabile che adesso riuscirà di qua, raga. Quanto ci scommettiamo? Vabbè, porco dinci, regà. Porco dinci. Cioè, come ha fatto a vedermi? Porca miseriaccia. Oh, era la nostra occasione. Era la nostra occasione. Mi potevo nascondere dietro la porta. Non ci ho pensato. Da brava stupida.
Ok. Io mi chiedo se adesso la stronza rifarà il giro. In un modo o nell'altro. La stronza mi vede sempre. Per cui adesso è girata verso di qua. Vedete, se io solo provassi ad affacciarmi, regà, lei sarebbe capace di girarsi giusto in quell'esatto momento. Io no, cioè non c'ho il coraggio mai di avvicinarmi, regà, perché mi vede sempre, sempre, sempre mi vede. Adesso devo pure vedere qual è il bottone da premere per attaccarla. Sembra, regà, veramente sempre che aspetta il momento migliore. While they're wandering around the house, I affinché io faccia un passo falso, regà. È assurdo, perché se io adesso io vado a quella porta e lei è lì di spalle. Oh, oddio, sta arrivando. Oddio, regà, mi vedrà, già lo so, mi vedrà, già lo so. Sta venendo girata di qua, ovviamente. Ok, speriamo sia la volta buona. Non lo è? Ok, mi dai il tuo passepartout? Scappa dal primo piano, ma ho preso le chiavi, ho preso quello che mi serviva. Sconfiggi Andrea, l'abbiamo fatto. Passepartout. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta. Il punto è che io adesso devo fiondarmi a salvare. Ma tutta la vita proprio, raga. Ok, ce l'abbiamo fatta, ci sono riuscita. È un miracolo. È un assoluto miracolo tutto ciò. Il punto è, come scappo? Allora, il mio obiettivo è appunto scappare dal primo piano. Ma dal primo piano in che senso? Ci sarà qualcos'altro, ragazzi, molto presto, eh. Io ne sono sicura. Vabbè, intanto almeno siamo riusciti a fare questa cosa. Per cui scappa dal primo piano. Abbiamo il passepartout, per cui potremmo aprire tra l'altro tutte le porte, ragazzi, che abbiamo trovato chiuse fino ad ora, probabilmente. Tipo questa era una di quelle. Lobby. Perdon? Scusate? Che cazzo è successo? Ah, è finita così! È finito così quel momento e lì mi buttano alcuni anni dopo! With the body of Richard Felton, a well-known notary was found burnt in his own home. The man who was legally registered as Jennifer Richard Dean Felton and was found completely drenched in kerosene. The body of 38-year-old Gloria Ashman was also found at the scene. She was his personal assistant and a former nun at the Cristo Morente convent. Her body was found mutilated after she was reported thrown out a courtyard-facing window, apparently following a heated argument. The neighbors claim to have spotted a distinctive woman lurking around the area, having parked a white van nearby. Lei, okay. Così. Okay. Missing. February 8th, 1971. Celeste Felton. 13 years old. Mm-hmm. Beloved adopted daughter of Richard Felton and Ariana Gallo. You ran away from home, isn't that so? Why did you end up in this godforsaken place? Okay. Quindi stavo indagando su Celeste. Assigned by Flemington Institute to the Foster Home and Work Project at the Ashman Inn. 1973. Jennifer... Just over 2 years old. Okay, okay. Unknown parents. It's you. Perfetto. Celeste Felton. Ok, quindi quello che avevo supposto io era vero, nel senso che questa ragazza del Flemington Girls Institute, quindi quella che abbiamo impersonato noi, che si chiamava Jennifer, era appunto la scomparsa, ragazzi, Celeste Felton, ok? Coinvolta in piccoli furtarelli e senza fissa dimora. Dimostra un carattere riservato, ribelle, solitario, non ricorda e o rivela nulla dei genitori, appare confuso in merito al proprio passato. Non ama conversare con le altre coetanee nella struttura né con i tutor. Dove dimostra una particolare predisposizione per la composizione e l'esecuzione musicale a pianoforte. Quindi è stata assegnata... Quindi l'assegnazione è stata approvata, ragazzi, a un certo Stefano Ashman,
Celibe, proprietario terriero, chiede affido e custodia presso struttura alberghiera. Ok, quindi era lì dove era nell'albergo, ovviamente. In qualità di progetto casa lavoro. Benissimo. Miss, Mr. Ashman is waiting for you. Ok. Did you say Reed? Are you a relative? More like an old family friend. Ok, è andata quindi, è lì, regà, all'hotel. Don't be afraid. I don't bite. Mazza, è tutto così buio qua dentro. Regà, luce, accendete la luce. Oddio, che è? Good evening, Mr. Ashman. You've certainly come si è ridotto? You have gone from simple larceny and battery all the way to homicide and arson. Are you here to broaden your resume? Do you remember me? I'll never forget a face. Maybe because I don't have one anymore. Oddio mio. I know exactly why you're here. The same exact reason why that son of a bitch Felton ended up like cooked meat. Whatever happened to Celeste Felton? Esatto, quello che ci stiamo chiedendo tutti. I have here a dossier from the Flemington Girls Institute granting custody of 15-year-old girl Jennifer and certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the same person, mm-hmm. Sì, aren't sì, they? Sì, lo sono, lo sono. That girl was simply an orphan. Sì. A homeless nobody. And so I decided to take custody of her. And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner Felton by pure coincidence? I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? It was never about synthesizing a disease. Because the disease never existed. And the moths? Huh? Woken up at last. Oddio, un'altra volta, ma che è? I barely touched her. It was just a bad dream. No, it wasn't a dream. I found you at the bottom of the stairs. You hit your head and lost a lot of blood. It was as if you were dead, Jen. Andrea went crazy. You must eat or drink something, young lady. She wanted to kill me. That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Madonna santa. Drink up. Regà, o li drogano, gli fanno qualcosa. What the fuck? I am sure of what I saw. Everything is all right now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Poor Slen. That man is dead, young lady. No, I saw him. He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman. That thing is no longer Professor Wyman. Andrea! That man is dead. And has been for a long time. He hung himself. You see, you were just dreaming. I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lynn, don't you? You non believe credo. Me, right? She should get some rest now. Jen, if you need anything... I'm here for you. Raga, non capisco questi tagli così netti. Cioè, perché questi tagli così netti fra una cosa e l'altra? E qualche mese prima, cioè, ci hanno mandato qualche anno dopo, qualche mese prima, cioè. Ok, vabbè, quindi questo qualche mese prima che è successo questo incidente qua, diciamo, con Andrea per le scale, eccetera. Excuse me? Are you new? Okay, I suppose quindi so. Quando è arrivata lì. Benissimo. I love that song.
Where are you from? Flemington Girls Institute. What did you do? What do you mean? If you get transferred here, it means you are a real problem. Listen, I'm not up for making conversation. Oh, well, I'm sorry, I guess. I was hoping we would get to know each other better. That's all. I'm into illegal organ and drug trafficking. In my spare time, I exchange sex for cigarettes. Nice. I was expecting more like controversial political activist, promoter of black slavery and preservation of the Aryan race. Only in my spare time. Very well, you're right. I'm a real handful. Now, if you will excuse me. The pleasure was all mine. There's a something in the sky. Ok. Va bene. Raga, sono sempre abbastanza interdetta. Eccolo là un'altra volta. Che sì. Wake up! Sì, sì. Shit, they drugged you! Listen, you have to leave! You have to get away from this place! This story again? Everything you said before, I believe you. Porcelain and everything else you saw. You heard Andrea. He hung himself years ago. It's him, isn't it? Professor Albert Elias Wyman. The same walking stick you were talking about. See? Quello che a conti fatti potrebbe essere stato il vano tentativo di insabbiare le prove di una possibile morte inscenata. It was all an act. There was no body. And if there had been, it wouldn't have been his. I don't. Ok, ok. Quindi tipo per toglierlo dai guai hanno fatto finta che morisse. Ok, sanno che è la figlia di Felton, ragazzi. Sanno che è Celeste. I tried to get you to leave, but you never understood, for fuck's sake. Why? Who do they think I am? Ma lei non lo sa? Celeste Felton. Me? No, I don't know. Ma forse davvero lei non si ricorda, è probabile. Lynn, I can't remember. They found you and they brought you here to use you. And now that they are sure of who they think you are, you have to run. Okay. Fatevi sentire da tutti, mi raccomando. The disease. What does that have to do with me? Your birth mother. She used loads of it. You got it from her. It's a part of you. Your organism hasn't shown any side effects. Your body lives in harmony with it. You can even control it. And they know it. Look me in the eyes, Jen. Look at me. You mustn't do anything. Or trust anyone. Is this the reason why we met? Have you been pretending to be my friend this whole time? No, Jen. It had nothing to do with this. I've always been honest with you. Lynn! Lynn! Oh, dear God, no. Not again. My head. The moth perceives the presence of a possible threat to her throne. She does everything that she is capable of to maintain control over the others. Therefore, eliminating the threat. Raga, ma a telephone. It's coming.
coming from Ashman's office. Devo trovare Lynn. E ok, accede all'ufficio del direttore e rispondi al telefono. Regà, io non so voi, ma io continuo ad essere interdetta da tutto, sinceramente. E non so cosa pensare, quindi dobbiamo trovare Lynn e dobbiamo accedere all'ufficio del direttore, che, regà, l'abbiamo visto diversi anni dopo, era tutto sfigurato. Perché? Che cacchio gli sarà successo? Ovviamente la porta è chiusa a chiave. E quindi... abbiamo preso la stanza della chiave, perfetto, era qua. Trovare le chiavi dell'ufficio del direttore. Ah, aspettate, che cavolo di... Che chiave ho preso io? La stanza di Ashman, quindi è proprio la stanza da letto. Comunque qua ci stanno diversi articoli. Ah no, questo era per... Quanto sono stupida, per scavalcare. Ok, ma quindi posso tornare tipo al piano di sopra o... Ok. Raga, io sono... A me dispiace stare reagendo così, ma sono veramente interdetta da tutto ciò. E sinceramente continuo a non capire come reagire a tutto ciò. Comunque a quanto pare possiamo tornare di sopra. E qua c'ho l'inventario, vediamo un po'. Dove sono? Dov'è la chiave che ho preso? Non possiamo manco guardare la chiave che ho preso, regà. Pensavo magari dicesse un numero o un qualcosa. Quale sarà la chiave alla stanza di Katzman? E non so manco se posso andare in giro tanto tranquilla, in effetti. Comunque stanza 212-213 non è quello che ci interessa, perché... Ah, questa è la 212, questa è la mia camera. Quindi, come non detto, la 213, quindi non ci interessa. Ok, ho aperto la camera, quindi era la 211, la stanza di questo tizio. E il tizio sta ovviamente dormendo, benissimo. Per cui non ci dovremmo fare scoprire, ma di sicuro, ci scommetto, ragazzi, le palle che non ho, che succederà qualcosa, che ovviamente... He's sleeping. I'll have to be as quiet as possible. Succederà qualcosa che di sicuro lo farà svegliare, ragazzi. Dove sarà la chiave dell'ufficio? Sarà qua? Ecco qua, le ho prese, ma... Cioè, teniamoci pronti, perché qualcosa succederà. Cioè, io ci scommetto proprio le palle che non ho, ragazzi. Continuo a dirlo. Ok, quindi torniamo di qua. Va benissimo. Io corro come se non ci fosse un domani. Risalvo la partita. Perché non si sa mai, come sempre. Torniamo di qua. E scendiamo di nuovo verso l'ingresso. Ok, tutto fin troppo facile, ragazzi. Non vi sembra che sia tutto fin troppo facile? Non è possibile che sia così facile. Qualcosa non va. Qualcosa non va. Partita la segreteria. Pensavo facessi... Ha suonato tipo per mezz'ora. Pensavo facessimo in tempo ad arrivare. Pensavo che i messaggi segreteria si sentissero mentre li registravano. Però... Other times. I beg you. Stop tormenting us. I beg you, please, stop. I'm a married woman now, whether you like it or not, so get over it. And as for Richard, despite not having a choice, I stayed by his side when he endured la all that shit Richard that you went. Let us deal with our pain. Forget about us. Forget about me. Some respect for us, a godforsaken couple who will never see their little girl ever again. I wish she could understand. Quindi la madre adottiva di Celeste, ragazzi, il tizio era invaghito di lei. Caspita. Ariana? Richard? No, it can't be. It can't be them. It must be a coincidence, Jen.
Non è una coincidenza. Lui era invaghito, era innamorato di lei, continua a tormentarla, ragazzi. E guardate caso, è finita sotto le sue mani giusto la perduta figlia dei Felton. Non so se, raga, non so se ci rendiamo conto. Comunque, adesso che ho fatto questo, devo trovare Lynn. Dove cacchio è andata Lynn? Dove la trovo? Cioè, se non è nell'ufficio, se non è di sopra, se non è qua, se sta porta non la posso aprire. Dove cacchio è andata? Che tra l'altro è venuta verso di qua. A meno che non c'è qualcosa, raga, nell'ufficio che mi sono persa. Allora, diamo uno sguardo intanto. Ok, interessante, oserei dire. Vediamo un po', magari c'è qualcosa qui vicino che mi è sfuggito. Qualcosa giusto proprio nell'ufficio. Qualcosa di utile. Ok, chiave falene, va bene. Celeste Felton, this is me. It feels like an eternity has passed since I ran away from home. Ok. Jesus. Perché è caduto? Perché si è rotto? Non fate scherzi di merda, ragazzi, perché oggi non è proprio giornata. Non è la giornata adatta per gli scherzi di merda. Qualcuno spia da qua dietro? Che cazzo fai? Arianna Gallo. Mom, it's you. This is not a coincidence. They know who I really am. Lo sanno, sì, a quanto Mom. Pare. Dad. Is this what you were looking for? Mr. Ashman, please lower that gun. Oddio, I don't want to hurt you. Che ci vuoi fare con quello? It's not my intention. No. Why won't you let me go then? I have perché no vuole choice, vendicarsi, Celeste. È ovvio. I am not Celeste. Quit sì, the act. Troppo. You're the only one who can stop it. Che fermare chi? Please, Mr. Ashman, I beg of you, let me go. You're exactly the same as your slutty mother. That disgusting bitch. Phenoxyl made her lose her mind. She had to get in the way. I loved Arianna. Why did she keep us apart? Mr. Ashman. She had to be shown who was the real man. Did she not learn her lesson when I fucked her? Me? The fire extinguisher. Maybe I can use it to my advantage. Come? Come? Che vuoi fare? Non ti azzardare a sparare. Ma perché lei mi vede così, ragazzi? Oh, Dio. Oh. Naya! Porco, dinci. M'ha preso tantissimo. Madonna, come lo uso? Come lo uso? Aspetta. Usa l'estintore contro Ashman. Ok, come lo uso? Come lo uso? Devo cogliere tipo di sorpresa, tipo come Andrea prima. Ah! Adesso mi picchia. Aia. Non va bene. Quando ricarica, forse. Come lo uso? Ok. Dovrei averlo equipaggiato. Fermi. Come lo uso? Aia. Do you want to be the cause? Ok, sì, mi hai picchiato, va bene, mi hai ucciso, fai paura, fai spavento. Maledizione. Ok, Raga, veramente non so se sono io troppo stupida o... Se sono io troppo stupida o... Comunque, aia. Non si capisce cosa dover fare. Effettivamente, allora. Aspetta, state buono. Esci. Aia! Mi dai il tempo di equipaggiare? No, regà. Posso dire che non so che cazzo dire, regà? Cioè, posso dire di non sapere cosa dire? Veramente, regà. Ah, si può uscire, posso uscire, bene. Sono stata... 3 ore dentro la stanza così a caso, totalmente a caso. Adesso vedremo
come dovremo usare questo benedetto estintore. Lo dovrò cogliere di sorpresa. Che cosa gli devo fare? Raga, forse sono troppo stupida io. Conveniamo col fatto che sono stupida io. Dovrò coglierlo di sorpresa come ho fatto prima con Andrea. Il punto è riuscire di nuovo a non farsi vedere, ragazzi, che è un'impresa titanica in questo gioco, oserei dire. Ci metterò un'altra eternità, ragazzi. Io vi dico, preparate i popcorn. One eternity later. Raga, sta aprendo porte, aprendo, chiudendo porte. Io non so cosa fare, se andare, non andare. Raga, cioè io non posso... Cioè se esco adesso mi vede. Ma proprio tutta la vita mi vede. Vede passato, presente e futuro. Io provo ad andare di sopra, raga, ma tanto starà scendendo adesso. Eccola. Beh, raga, che v'ho detto io? Che cosa vi avevo detto un attimo fa? Maledizione. Maledizione. Pure chiusa questa. Eccola. Ciao, stronzo di merda. Raga, cioè, che palle però. Ma quanto sono rotture di palle queste cose. Vabbè, ma dai. Raga, ma cioè, ma mi son nascosta, mi è venuta a trovare dentro l'armadio. Ma che è? Qua dentro non c'è per nascondersi. Mi pare ovvio. Adesso mi troverà. No, no, raga, non... Allora, non bisogna premere spazio, a quanto capisco, a quanto... Oh, ma c'ha un'icona sopra la testa. Che cazzo gli devo fare? Oh, raga, oh no, mi si è buggato. Ah, si è buggato, si è incastrata. Wow. Bellissimo. Forza così. Che non ci spicciamo manco fra 20 anni. Se usa l'estintore. Come cazzo lo uso l'estintore? Se non mi dici che cosa devo fare. Che cosa devo fare se non me lo dici? Cioè, più che equipaggiarlo, che gli faccio? Che gli faccio? Quando? Come? Dove? Perché? Ok, raga, mo di regola lo prendo da dietro, eh. È detta così, sembra una cosa bruttissima. Ma adesso mi vedrà, perché io sono così sfigata che adesso mi vedrà. Raga, allora, quando gli sono arrivata alle spalle, furtivamente, avete visto che me l'ha fatto schivare, raga, con tanto di estintore equipaggiato, ok? Quindi io non lo so, sinceramente, che cosa gli devo fare a questo maledetto stronzo. Ah, così. Ma che cazzo? Ma che cazzo? C'ero quasi cosa? Cosa gli ha fatto l'estintore? Che cosa gli ha fatto? Non me lo fa più usare, raga, perché sarà finito, è vuoto. Funziona cosa? Cosa funziona? Raga, che cosa gli devo fare? Stop, you little coward! Cioè, raga, sconfiggi Ashman, mi ha dato la spunta. Che cosa ho sconfitto? Cosa gli ho fatto? Cosa gli ho fatto? The Acherontia, the most fascinating creature on the planet. It can communicate with others of its kind, even from great distances. Imagine if we could create a bridge between the human mnemonic apparatus and the communicative system of those beings, with rapid impulses and synapses, a transmission of images without the use of senses. That would be telepathy, miss. But most insects need a leader to guide them. Take bees, for example. They have a queen to guide them. Very good. That's what the hypnosis was for. During the hypnosis, the metronome is only a tool. The ticking is interpreted as a gentle flapping of the wings. But the real queen bee, or should I say Mother Acherontia, was... Whoever was hypnotizing others. Bingo. And he would have had complete control over them. The phenoxyl was able to fill in substantial memory gaps.
formed by the removal of a particular event, such as traumas from one's memory. But why Celeste, then? That damned mother of hers, who was making regular use of phenoxyl during her pregnancy, managed to pass on to her an extraordinary gift, a special power. Do you not understand, Reed? Celeste was born a queen bee. Okay. Ancora. Ancora questa. I am disgusted by you and all the girls of your generation. I will rip your head off and throw it in the freezer. Hang her. She's all yours. Do what you want. Young lady, did your mother tell you that you were born because I fucked her? Tick tock, tick tock, tick tock. It was never enough for that fucking whore. The hypnosis, the drugs, her daddy's money, and the company. No. She stole from me the woman I loved. And if that wasn't enough, she stained my family's name. And what about you? Wasn't fucking your sister enough for you? Don't you dare talk about Gloria that way. You're a fucking monster. Admit it. They kept her isolated, far away from anyone, just so that she couldn't spill all of your dirty family secrets! You don't know shit! And when it all started to resurface, you decided it was time to shut them up! Maybe by lighting it all up! Shut up! It's the most idiotic story I've ever heard. Did your dearest father tell you that in reality he was a woman? That he married the woman that I loved just to keep up the act? That, at just 10 years of age, his father stuffed him with meds? You weren't adopted! You best convince yourself that Felton is your biological mother! Okay. Oh, there's nothing you can do. Quindi non è stata adottata, era la figlia biologica di sua madre. Che però non era rimasta incinta ovviamente di Felton, anche perché Felton era una donna, quindi era rimasta incinta di questo tizio. Release what you are holding inside of you. You are a mother Acherontia. The moths are listening to you. What you have is not an illness. It's a gift. A gift. Use it. You can do it. Usare l'occhio della falena. Per attivare l'occhio della falena, con la tua falena puoi testare nemici e liberarti da situazioni spiacevoli. Perdon? Cioè lei così improvvisamente in tutta la sua vita non ha mai saputo di poter fare questa cosa qua, così da un momento all'altro è capace di usarlo. Ok. Chiarissimo. Com'è che si usa l'occhio della destoga? Ok. Vediamo di sbrigarci perché a quanto pare dura poco questo affare. Ho fatto prendere un colpo. Oh god. I did it. I did it. I can't believe I did it. Ok, eccolo là. Perfetto. Leave at once. Sir, quickly it's coming from the cold room. I think the lights went out. Why are you doing this? They're coming. Come here at once. Ok, via, via. No, ho saltato la scena. Vabbè, l'ha chiusa dentro, ok. L'ha chiusa dentro, anzi. Vabbè, surprise, un paio di palle. Ecco, è chiusa. Nasconditi da Ashman. Sì.
chiarissimo, tutto sempre veramente chiarissimo. Comunque, con l'occhio della falena, mi sembra di aver capito, possiamo capire, percepire dove sono i nemici. Il fatto sta che prima compariva, adesso non più. È qua, raga. Niente, non posso richiuderlo dentro, vero? A quanto pare no. Ok. Tutto meraviglioso, tutto chiarissimo. Mi nasconderò qui dentro. Mi avrà appena visto. Va benissimo. Ecco qua, raga, non te ma da manca il tempo de me, de muoverlo il mouse. Ma che cazzo? Raga. Io non... veramente, raga, non so che dire. Cioè, boh, ci rimango di merda qualsiasi cosa succeda. Ci rimango di merda perché non si capisce cosa cacchio fare. Cioè, non ci si riesce a nascondere. Sarò troppo rincoglionita io, ragazzi. Continuo a ripeterlo. Probabilmente sono rincoglionita io, che vedevo lì. È probabile. Prima ero riuscita a chiuderlo dentro. Ora non posso manco più farlo questa cosa. Ah, ma ha salvato la partita. Ok, me l'ha data per buona. Ok, rimanere ferma qui me l'ha data per buona. Ok. Per noi può andare benissimo, guarda. Per noi può andare benissimo così. Fatto sta che dice che dobbiamo scappare dal ristorante. Ovviamente adesso la porta è aperta e la mia domanda sorge spontanea. Dove sarà un salvataggio? Not you too, Elisa. There's no way out. La mia domanda sorge spontanea. Dove si potrà salvare a questo punto delle cose? Che ci avrà mo questa pure? Devo dire il cortellino di prenderlo, perché non si sa mai. Però la tipa qui mi vedrà. They want to control me. Per cui, they want to control me. Se io andassi in quest'altra porta, vediamo dove mi porta. La porta dove mi porta. La tizia mi vedrà. Comunque, però potrei di regola provare ad utilizzare, regà, they fooled themselves into believing that she could have helped us. Dei diversivi. Vediamo se ci riesco. Ok. Ok, ecco fatto. Ovviamente fra un po' scatterà, mi auguro, sì. Vabbè, raga, ma porco tu. They mustn't find me. Ah, qua c'è per salvare, ma ovviamente adesso non posso salvare. Cioè, raga, ho usato il diversivo e da brava imbecille. Vabbè, vuole arrivare qualcun altro? Maledizione. Cioè, ho usato il diversivo, raga, mi sono fatta scoprire come un imbecille. Proprio come un imbecille. Cioè, usando il diversivo, non so se ci rendiamo conto. Va bene, giusto quella stanza lì era la stanza per salvare. Brava giocherina. Come sempre ti distingui per le tue ottime azioni nei videogiochi e nelle tue serie. Ecco qua, sta arrivando qua. Pure regà. Cioè, regà, come m'ha visto? Pure Andrea, mo. Vuole arrivare qualcun altro del personale? Non lo so perché. La domanda sorge spontanea, signore e signori. A parte che comunque c'è nella stanza di salvataggio, raga, dovrei potermi fare i cazzacci miei. Oh, scusate, Sì, ma io volevo andare a salvare, sinceramente. Vabbè, raga, sono tutti qua. Cioè, ma vi sembra normale? Ha sparato ad Andrea, il coglione. Ha sparato ad Andrea, il coglione. Me fate salvare? Grazie, grazie. Allora, ragazzi... ok, adesso entrerà qui, tra l'altro, per assurdo. Va bene, allora, almeno sono riuscita a salvare. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Io, raga, devo essere sincera. Cioè, non riesco a provare emozioni positive con questo gioco. E nemmeno emozioni di paura o chissà che cosa. Non lo so, per me è solo, raga, un enorme punto interrogativo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, raga, perché io sono veramente interdetta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!